Abbiamo fatto. Che hai fatto? Che hai fatto? Sono cantata. Ma io non ti sentivo. Ma come? Ah, perché ho messo il privato di chat. Va bene, gustiamoci la nostra vita da milionari. C'ho quattro bottiglie di champagne. Beh, una me ne sparo nella vasca qua. Che Greta Thunberg è fiera di me. Pum! Che figata. Pum! E butta a terra. Tanto non pulisco io, no? Dai, bel, vieni qua, vieni nella spa. Arriva. Spettacolo. Vediamo il cazzo, aia! Vediamo il cazzeggio che possiamo fare dopo. Allora, siccome è notte e non so che ore sono, vedi un attimo sul telefono che ore sono del gioco. 4:54. Ok, aspettiamo il mattino. Al mattino, se è tempo bello, dico nel gioco sempre, andiamo all'osservatorio con la limousine. Vai, zia! Tac. In prima persona è troppo fregno, cioè vedi che tipo ti sciacqui il culo, però. Spettatore! Ma non c'avevo il pene sopra il coso. Mi posso fare il Che pene? Qua al barbiere. cazzo? Ma no, ma che cazzo? Alla Leslo! No, la trasmissione è stata interrotta? Oh, ma cosa? Vediamo chi è. Mattias, gli è arrivata la notifica proprio instant. Mi dici, Matti, se senti Edoardo? Scrivilo in commento. Buongiorno, Sta di pasta a sono voi. stronza. Sei fortunato che ti faccio venire nel mio attico, bro. Ma se so pure io, ricco, fra. Io sono te, faccio la tua trash cliente che non mi paga, fra. Ha detto che ti sente un po' male, ma vabbè. E vabbè, zio, ma tutti mi sentono male. Oh, aspetta che Perché vado sono a troppo organizzare bello. la festa per i soci, che costa Cos? 20.000, però voglio vedere che cavolo è. Tu resta nella spa se vuoi, oppure beviti un po' di vino, cazzeggia un po'. Chiamare? Zio, mi sembra Mi ubriaco ubriaco qua. qua. Non Non lo so, festa per i soci. Che Aspetta, mi sto ubriacando. cazzo è successo? Non lo Ah, so, ma quindi mi sto adesso invito. ubriacando. Ma perché mi sono all'entrata? Ma Figata! Senti la musica! No, aspetta, mi devo ubriacare, aspetta. Troppi giocatori vicino all'attività. Vai, non metterti quello che però ti sviene, per favore. Sì, l'ho messo, ma perché voglio vedere che succede. Secondo me mi metti in bagno. Vai, Matti, 30.000 dollari di champagne. Quello da 150.000 anche no, perché costa troppo. Aspetta. Oh, ti Siamo sveglio in ricchi! faccia! Siamo ricchi! Dopo però ritorna nell'attico, Evel.
Ah, ok, sono al cesso. Sono al cesso, zio. Ah? Ok. Sparalo in giro, lo champagne! Fate una bevuta, godo! No, merda. Ah, mi ha dato pure 100 RP. Oddio. Adesso non c'è nessuno. Ah, perché è riservata. Caboia, sto svenendo, zio. Guarda le casse, che fighe. Spettacolo. Io vado a sedere un po' sul divanetto qui. Che bello avere l'attico. E che bello è che dopo un botto che lo fai, tipo la gente si inizia a ubriacare, inizia tipo a cadere, dopo devi tipo chiamare il servizio di pulizia. Zio, è mattino, dobbiamo andare. Sei pronto? Yeah. Però io sono ancora a brillo. Ok, si è tolto. Speriamo che porta pure a te all'osservatorio, perché sennò... Allora, raggiungi con stile o a tua scelta. Vai, osservatorio, dimmi se ti sta teletrasportando. Cioè, se ti sta facendo anche a te. Ah, che cano! No. Nulla? No. Che peccato, però. Che sei il mio... No, perché non ti ho invitato al CEO? Che sfiga! Vabbè, raggiungimi con un'auto senza danneggiarla, però. Ma questo non c'è ancora l'elicottero con la lasciata. Oh, Matti, se stai, se ti stai chiedendo che stiamo facendo, praticamente stiamo cazzeggiando un botto, visto che siamo milionari, ci abbiamo... C'ho tutto, ho deciso di fare sta roba, di cazzeggiare in giro da milionario. Non è un video dove facciamo i soldi, dove sfrusciamo e basta. Chiamiamola cioè signorina Vega. Ehi, si è schiattato, no? Servizio auto. Che cavolo mi potevi prendere? Dai, dammi la conoscentivala. No, zio, ma cos'è sta roba? È troppo bello. Allora, spegni la radio. Sono il copyright. Fa culo. T'aspetto, T'aspetto qua all'osservatorio. Parcheggia bene, come un vero... Aspetta che io... Boss, variamo queste robe. Sono milionario, passo dove mi pare. È il posto migliore per osservare sull'osservatorio. Mattias, fai bordello. Prima divertiamoci un po' a sfrusciare, dopo facciamo l'inseguimento, vabbò. E qua parte il drop. 1, 2, 3, go! Boom. E si lancia. Oh! Oddio, Matti! Ho flippato la bottiglia! No, vabbè! Guarda se la buttano per terra, bestemmio! No, qua ti devo fare la foto! No, vabbè! C-
Si è flippato la bottiglia, ma che cavolo! Ma rifacciamolo, tanto sono gli champagne infiniti. I'll text the casting director. You fucking owe me big. No! Watch it! Can we be cool about this? Ma stai a venire senza sbattere oppure con la macchina che sembra antica? No, no, sto a venire con la macchina senza sbattere. Vestiamo le ciccione intanto, noi tanto siamo ricchi. Noi di Turicom siamo ricchi e quindi non ce ne frega un c***o di rompere questo televisore da 40 pollici. Guardala carbonizzare, quella che c'ho io. Però siccome noi siamo della Turicom siamo ricchi, gliela sfondiamo! Parcheggiamo! Madonna, il cabrio si è preso il dado! Che figo! Alte! Ma no! No! Aspetta! No, la mia auto! Entra nel CEO! Zeh, siamo ricchi, non ce ne frega un culo! Anche se mi arriva la polizia per guardarlo. No, no! No, no, mi è arrivata la polizia, non è che... Perché? Boh, mi è arrivata la polizia. Allora è il momento di andar via. Prendi la tua auto, io mi prendo questa qua. Che è bellissima. E andiamo. Se vuoi vai avanti tu, mi fammi da scorta. Questa macchina schiaccia, oh? Sarà un V12. Ancora sinistra. Quello è quello di quest'auto. Ma porco Giuda, ma rotto l'auto. Ah, pensavo il casco. Apro quello. Oddio, andiamo ad esplorare la caverna, cioè la caverna, la... Come si chiama? La cava abbandonata, eh. Ok. Questa macchina me la voglio comprare. Mi piace un sacco. 600.000. Cosa? Questa macchina. Ma conoscendo, no, di più. Però non la devo graffiare! No! Caboia, l'ho graffiata un po'. Vita da milionari, da esploratori di Indiana Jones. No, ma aspetta, ma dov'è che era? Mi si è solo un po' piegata, ma non fa niente, ci sta. Non mi ricordo dove stava. Ah, ok, ho visto dov'è. Devo mettere il punto di interesse e così non me lo scordo. Ecco. Oh, ho curvato male, perché ho curvato così? Oh, perché scendi? Vabbè, oh, se mi si è pure smerdata dietro, allora a sto punto buttiamoci!
Eccoci arrivati. Allora, l'arma che potremmo utilizzare è solo la torcia, ok? Ok. Solo che dobbiamo trovare un modo di aprirlo, questo buco. Quindi levati, levati, levati. Ok. A te ti sei aperto? Ci puoi entrare? Sì, sì. Ok. Torcia in mano e si va. Io vado in prima persona che fa più fico. Aspetta. C'è un bivio. Io ogni volta mi scordo come si, com'è fatta sta cavolo di capa. Io mi sono cacatissimo. Ho visto quei tubi che sembravano uno. Vai tu davanti che mi sto cacando in mano. No, tanto io già sono un po' dentro, non c'è niente. Adesso sinistra. Voi decidi tu. Però fa paura, cioè, ad andare senza luci. Piano. Cavolo c'è qua? Vabbè, un altro bivio. No, è chiuso, merda. Però non ci sente nulla, cioè, ci hai fatto caso? Cioè, non ci sente tipo fuori, un po' l'eco, niente. Sì, qua dentro c'è a benzina. Dove? No, l'hanno tolta. Ah, ma io sulla torcia c'ho, sulla pistola c'ho. La torcia. Anche io su quella MK2 con i proiettili. Ecco, guarda qua, ci sarà benzina. A benzina. Ah, oddio. C'è la torcia, non capito se è qui. È olio. No, puro, è benzina. Almeno abbiamo luce. Ghost Rider. Io sono passi nella mia casa. Solo che io non devo sprecare munizioni che costano come il mio culo ste munizioni. Ma questi tubi fanno cacare sotto, non so a te? No, no, no. Ogni volta che ci vengo io c'ho paura. Io do solo mi cago in mano qua dentro. Spara con l'MK2. Però vedi che qua dietro c'è il continuo. Si può pure sparare. Sì. Cioè la texture ci sta, però non ci si può andare. Secondo me c'è una roba così tanto creepy che non... Oh. Ma che cazzo? Quella roba mi si è mosso di fianco, non so manco perché. Lo sai che dobbiamo... Porca boia sti cosi, oh! Lo sai che dobbiamo fare? Dobbiamo fare tipo il completo di Payday. Tipo ti devi fare il mio completo come ce l'ho identico io. E dobbiamo tipo farci una nostra maschera. Ce la dobbiamo scegliere noi.
E se facciamo tipo che abbiamo i nostri due completi da payday, li chiamiamo payday. Oh, mo riprendi il fucile a pompa che mo è chiuso. Come è chiuso? Si richiude. No, io lo vedo aperto. No, non è chiuso. Cattroi, è chiuso, ma io ho finito le munizioni. Aspetta che compro le... Brava. Comunque c'ho tipo una sensazione strana, non so perché, ma... No. Io mi sento osservato, però vabbè. Io! Ma qua c'è un omino! Sì, cioè è vero, c'è il pupazzetto, quello da raccogliere. Povera cognoscenti, fammi vedere quanto costa. Se costa più di 500.000, cavolo. Comunque la cosa che mettono gli sconti su certi articoli è OP, veramente. La Windsor, cacchio, anche la Windsor è bellissima. Non trovo la cognoscenti però. Shutter V12? Cosa? Questa me la compro. No zio, la Shutter V12. Che cavolo di macchinario è? Fai vedere. Metti adesso Legendary, metti filtro per prezzo, 120.000, vedi che cavolo di roba c'è. La Benefactor Shafter V12, puoi metterla anche blindata se vuoi, però ti viene un fottio. 120 hai detto. Benefactor Shafter V12. È bellissimo! Culo. Cazzo la voglio! Questi veicoli non sapevo manco l'esistenza, cioè quella là secondo me, quella è V12, tiri in accelerata si scoppa il pavimento. Cioè, ma hai capito che significa V12? Sì. Sei testate con 8 valvole su ogni lato! Cioè tira un'accelerata quella ti scoppa. Allora zio, come ti ho detto dobbiamo andare, quanti soldi c'hai? 87.500. Ok, andiamo al negozio di vestiti. Comunque se fanno l'ultimo aggiornamento, quello di dicembre, dovrebbero farlo tipo su un altro ancora, su tipo i colpi, però che prendono ad esempio da Payday, perché tipo devi hackerare le telecamere, devi tipo trovare le chiavi, devi rubare le macchine per i colpi, cioè secondo me se fanno un aggiornamento tipo Payday diventa bellissimo. Tipo le maschere che si illuminano, personalizzate, che te le puoi creare. Io vorrei un aggiornamento con le barche, che ti puoi modificare le barche, sì, anche tipo colore, le livree. Tipo puoi potenziare. Tipo fai... Fai le barche tarocche. Ci metti tipo le tamarrate che metti il motore. Tipo il motore di fuori, tipo quelle a turbo. Le barche a turbo. Tipo la Helion, il Big Daddy ci metti col turbo. Oppure tipo mettere il NOS su tutti i veicoli, che tipo costa 100.000, ma è come ad esempio San Andreas, che premi X e voli, cioè la macchina praticamente vola. Sarebbe bello. Oh, mi è arrivata la Shutter. Aia! Vabbè, cognoscenti, è stato bello. Intanto vai al Ponzo Bis, quello che si chiama qua sotto. Non so dove. È qua dietro di... Qua dietro di me, credo. È qua. Là davanti. No, zio!
Dio, guarda che colore! Porca boia! Se mi devo mettere quello elegante. Aspetta, aspetta! Esci un attimo! Aspetta! Non te la potevi prendere blindata? E costa 300.000! Vabbè, che fa? Cioè, sei ricco! No, no, è più bella così che corre di più! Zio, aspetta, zio, fermati! Apri il cofano! Ma così mi si spezza, vabbè! Aspetta! No, non so! Comunque, 4 posti, frecchete! Allora, vai qua davanti a sta tizia e vai su business, no, su completi bella vita chiusi e metti il primo, l'elegante nera. Ok. Bellissimo. Sei un figo, bel. Poi vai su accessori, vai su guanti e metti corazzati Flectarn, che sarebbe il colore. Corazzati? Corazzati Flectarn si chiama. Così. Okay. Come dico io, tipo io. E poi qua vicino, all'altro coso. Ma dove siamo uguali, anzi! E qua occhiali. Metti, vai su occhiali a goccia e trova a goccia marroni lenti scure. E il 18esimo. Occhiali lenti marroni. No, a goccia marroni lenti scure. A marroni lenti scure. Sì, bravo. Ok. Ma ci capiamo, zio! Che figata! Adesso andiamo a prendere. No, mi voglio andare a fare i capelli verdi, aspetta. Vai, ti accompagno io. Se li devi fare però per The Lime come li so fatti io, Che rumore, cazzo. Ma aspetta. Oh, quanto costa st'auto? 100.000+, che è pochissimo, aspetta. Siccome noi di Turicom siamo ricchi e non ce ne frega un cacchio, andiamo a motore di fuori. Zio, mi voglio andare a fare i capelli. Sto andando al parrucchiere. Sì. Savoia, zio! Sta macchina va... Vedi sta macchina qua davanti? È scrausa. Dove vai? No, ma perché io ti ho pensato di scrausa? Quella là davanti, la Felzer, rispetto alla, no, alla mia, fa un po' cacare. Ah, cambiamo look. Ma come il parrucchiere occupato aspetta? Voglio solo sedermi e aspettare che finisci. Acconciature. No, ma così... Aspetta che ti dico... Tu che capelli c'hai? Se ti togli ti dico tutto quello che ho. Ma se gay o sbaglio? Ma mi sa che ce li abbiamo già uguali i capelli. Aspetta, fammi vedere. Forse sì, le basi... No, zio, le basi non... le abbiamo diverse. Giusto. Aspetta, acconciature. Io c'ho alti laccati e devi andare sul colore verde. C'è un verde squallido proprio, verde lime, limeissimo. Ok. Aspetta, come si chiamavano i tuoi capelli? Alti laccati. Alti laccati? Sì. Alti laccati. Ce li hai? Oh. Alti laccati. Già ce li avevo. Ok. E fai di perdere quelli come ce li ho io. Ecco così. Sì, siamo uguali, zio! Gula! Siamo fottutamente uguali!
Aspetta, aspetta, mi tolgo la barba. Eh sì, che sembra un mafioso. No, cavolo, ci siamo dimenticati di rinominare il completo. Allora, no, aspetta, dopo quando prendiamo la maschera lo andiamo a salvare. Vai. Siamo uguali! Siamo uguali! Mi scende la lacrimuccia! E adesso... Oddio! Cioè non ci si distingue se non ci vedi, se, sì, se uno non vede il nome. Forse tu perché c'è un po' la carnagione più scura, ma secondo me... Sì. Mi sei fatto mafioso, zio, che devo fare io? C'è una bella camminata lungomare da veri gemelli. Dopo pure Francesco si deve fare così. Il completo lo chiamiamo Payday 2. Parcheggiamo ovviamente a Del Perro. No zio, ma è bellissimo il rumore. Sì, infatti lo amo. Guarda! Perfect timing! Ecco. Aspetta, aspetta! Aspetta, fermati! Tu stile camminata come ce l'hai? Io ce l'ho grooving! Quando, come fai tipo... Quando tipo stai in discoteca? Aspetta, che come senti se una musica in giro, tipo la gamba si alza e inizia a fare grooving. Aspetta, buon giocatore. Aspetta, fammi vedere tutto. Allora, come si faceva? Stile di ballo, io c'ho zio in the house, che è frenissimo. Ma c'è un zio in the house. No, ma mi si è perso. Ah, stile di ballo, no, azione zio in the house. Ah. Umore giocatore normale, stile camminata grooving. Stile ballo come ce l'hai? Stile ballo c'ho spacca di brutto. E poi che... Ok, che umore giocatore come ce l'hai? Umore giocatore? Umore giocatore ce l'ho normale. Ok. Non possiamo scegliere di tenere la giacca chiusa o aperta, che figata! Cosa? Giacca aperta o chiusa, ma che fico! Non l'avevo mai visto! Aspetta, aspetta, questa aspetta! Che mi cambia! Guarda me un attimo! Oddio! No, aperta è troppo figo! Adoro! Ah, facciamo aperta? Sì, aperta, troppo swag! Oriuken! Mattias mi ha inviato una foto, aspetta. Muori, gemello. C'è fuga amico? No. No. Muori, amico Chips. Chips. È troppo bello però andare in giro così. La gang facciamo. Non ti ascolta musica. E che però non arriva la polizia perché la bulla c'ha paura di noi. Non si portano le insegne grandi. Visto che con sto completo le gambe ti diventano... sulle palle le ho tirato. C'è fatto questo che sto completo ti rende le gambe minuscole? Sì, infatti. Che maschera mettiamo? È un
ognuno si sceglie la propria, tanto è uguale. No, non facciamo uguale. No, dai, con la Payday. Aspetta che devo chiamare... Questa. Mio, già ce l'ho la mia maschera, zio. Qual è? Questa. No, ma lo dico, compratene, cioè, fattene una bella bella. Sì, questa. Che dici, dici questa? Figata, zio! Ci sta benissimo. Io solo che vorrei trovare una... Se me tipo Darth Fener. Aspetta, poi io ne voglio trovare un'altra. Che sia tipo uguale alla tua, un po' uguale alla tua. No, zio. Ci stanno, sai quando sono? Ho trovato tutto. Ho trovato tutto. Che cosa? Dimmi che c'è nera. Perfetto. Trovato. La mia l'ho trovata, qua. Qual è? La voglio pure. Solo che non qual so è? Dove sono andato. Tattica e forze speciali nera si chiama. Tattica. Io voglio vedere se ce n'è anche tipo se ce ne sono delle altre. Anche i passamontagna devono essere fighi, secondo me. Passamontagna, vediamo che c'è. Questo col teschio figata. Però. Ce ne sono un sacco. Dashi. No, ma per me va bene così. Allora, rinomina completo. Modifica completi salvati. Questo lo chiamo Pay. Poi. Modifica. Come si scrive Pai? P-A-Y-D-A-Y staccato 2. Perfetto! Goodbye, friends. No, non me la salvò. Ma da qua lo devi salvare, Zida, i vestiti qui. Lo so, Pai. Ok. E adesso lo sai che si va a fare? Andiamo a modificare la shaft. E pizza, me non ho avuto da modificare. C'è la gente che ha paura, le senti le grida. Sì. Ciao. Oddio, ci mettiamo le ruote cromate, cioè le ruote carbonio. Papà, chi so io e qual è Fabio? Sono già. Siamo uguali, Isa. Siamo completamente uguali. Oh, fa un giorno puoi venire a casa mia. Mi dico. Para urti. Che cazzo è sta roba? Dezio, c'hai 3 milioni, spendili tutti. No, ma non mi... cioè, non... non lo so, è troppo basso. Marmite! Oh. Bella questa.
Bello questo. Vai, mettici due. No! No! Spoiler! Adoro! Questo non troppo esagerato, non troppo esagerato. Ci ha messo quello là minimal. E adesso andiamo sul pesante. Mettici lo cose con i soldi. Carbon Shadow! Trasmissioni $32,000. Limousine. Motori. Abbiamo motori, tu quale puoi mettere? Il fino al 3 a livello 3. Che? Ma che? Praticamente il colore che ho adesso io non l'ho sbloccato, ma praticamente ce l'ho perché è predefinito. Vabbè, allora lascio questa. Però io volevo farlo tipo nero. Fallo nero. Oddio, oh, quando c'ho un po' di soldi pure io me la faccio stauta. No, faccio nero, faccio nero. Faccio il trucchetto quello là dell'opaco. Allora, metallizzati. Uno, due, tre, quattro. Tac per le scenti. Ecco, me la faccio così che sembra rosso vino. Sei di a me. Oh. What? Il logo Monster. Ce l'ho. No, è brutto. No, non lo metto. E dentro. Rosso. Però vorrei un. Sì, ma non rosso tipo vino. No, io vorrei un rosso particolare, non rosso. Tipo rosso vino. È questo. Quello l'altro, questo qua. È già troppo acceso. Vabbè, se no me li faccio se nero. Fai nero. Ultra nero, vai, ultra nero. Yeah, cioè, per gli ultra noi ci si vede solo la camicia sotto. Che figata. Vai un attimo, spiaggia, che faccio lo screen. Sì. La devo rompere quindi. Cheat. No. Vabbè, la fai dall'altro. La fai dall'altro dall'altra angolazione. Che poi non ci metto niente a chiamare, a mettermi Motorcycle Club, togliere si chiama. Qua è meglio se non tiro dritto perché sennò vado a schiavellare. Qua dopo veniamo con la bici a fare un paio di trick che ci ho voglia. No. Ah! Oh, forse finire. Accesa la vuoi? Sì. Spento. Guarda, fai da stangolo qua dove sto io. Cioè verso di qua, tanto così non lo vede, non si vede molto il faro. Allora, okay, così non si vede. Funzioni remote, motore. Però mettiti tipo dietro. Però cavolo, si vede il. Vabbè, mi ci metto io davanti. Ok. Fammi prendere un arma idoneo. Prendi. Aspetta, vai, l'MP5, vai. Aiuto. A me l'MP5 non ce l'ho. Cioè, io l'MP5 ce l'ho così. Ma devi fare la foto.
Ah, tu dici lo screen della play. Sì, ma vabbè, ora ne faccio la foto. No, ti devi mettere dall'altro lato. Ma no! No! Prendi, fammi fa me va, metti a mettere sul faro. Tipo così. Sì. Tac. Va no, bene, no, così. No, stai normale. Vorrei vedere se te la posso inviare. Galleria. Bene, adesso andiamo a prendere le BMX, ok? Mi tengo il punto di BMX, si può richiedere dal meccanico? No. Allora portami a casa. Ah, è vero, Rozi, devi... Mo prendi un'altra macchina perché io devo andare tipo... No! No! Vabbè, dai, te lo faccio fare. Ah, lo sai perché? Non sale perché non c'ho i soldi. Cioè non ho in tasca non ho nulla. Oh, fammi salire! Dobbiamo andare in luoghi diversi! Giusto. Dio, quanto schiaccia! C'è volo? Però mi sono andato a schiantare e l'ho distrutto. Ti sei andato a schiavellare. Io! Però c'avevo la BMX come veicolo personale attivo. What? Perché ti ricordo il colpo che abbiamo fatto con Francesco che aveva chiesto la BMX? La BMX, la Scorcher. Vabbè, ma tanto fa comunque salto. Però che trick, vabbè. A buone zisciole. Solo che io non mi ricordo dove tenevo il garage con la... Scusa mia, ma non ti si è trasferito tutto direttamente nel coso? Nel garage di casa. Ancora non capisco che tu, io la casa non si sa perché me l'ha tolta. Ah, giusto. Vabbè, prenderò l'autostrada, dai. Forse mi ricordo. È quello dove ti... tipo ce l'hai anche tu il... Comunque l'ho distrutta sta macchina, va lo stesso. Cioè, gira a sinistra senza che io faccia niente, però. Ci stava tipo tanto tempo fa. No, di meno. Tipo 3-4 anni fa. Stavo io e un mio amico che ci avevamo solo... Ma chi è Francesco? No, un altro, Daniele. Praticamente ci avevamo tutti e due la PS3 e certi giorni, tipo a scuola, noi ci davamo dove incontrarci, tipo non, sulla PS3 non c'era il party e tipo ci incontravamo a Del Perro e ci scrivavamo con il telefono, madonna. Però c'era il microfonino. No, in chat di gioco solo chi aveva le cuffie, ma non so come le faceva collegare perché non c'è l'attacco la PS3. Comunque... Sei con Bluetooth, ci stanno le cuffie Bluetooth. Gli auricolari Bluetooth c'erano. Mio padre con quello parlava con Piero. Piero.
No, ma c'è una bici di mezzo, è la Cruiser. Perché c'è la Cruiser? La Cruiser qual è, quella da corsa? No, quella da cacca, ecco quella. Il culo per $800 per la bici. Quella... Aspetta, non mi ricordo quella. Ma perché c'è una bici che si chiama come una marca di preservativi? Perché? Vai a vedere. No. Ah, c'è la quella rossa. No, quella in basso a sinistra. Sì, ho capito. Ah, va, ma non ci mangiamo. Buono. Io ne savi ciccia. Ma sono sentito detto che dorme dentro un coso. E lo schiaccio. Ah no! Quando è bloccato non riesce a salire su di qui. Vieni, siamo i vecchiarelli con la bici. Quindi facciamo anche soldi. Intanto vai alla. Vai in spiaggia dove stavamo prima. Sto qua già. Sto qua già, che cosa ho detto? Comunque zio, io Call of Duty model, cioè quello nuovo, ma che lo prendo, lo voglio platinare. Cioè di gioco. Mi piace troppo. Oh, comunque mi sa che ho cambiato idea, chiedo a Natale il nuovo Call of Duty. Non è un po' poco solo il Call of Duty. Io la sai che ho fatto? Ho chiesto per Natale un ordine di Amazon e ci ho messo tutto quello che voglio io, tipo i gadget, quelli che mi servono a me, in più il gioco, quello Collector Edition, così almeno c'è una 200 euro per... cioè il regalo è da tutti, mio nonno, mio padre, mia madre, è da tutti, però almeno c'ho tante cose. No, ma non mi chiedo solo. Vai BMX, arrivate, inizia ad andare in spiaggia che arrivo. Vabbè, io ce la scorcio. Ah, il problema è che io ho la resistenza non al massimo. Oh, che cosa sto facendo? In contromano con la BMX. Oh shit, sono caduto di sotto. Oh shit, è bugato. Maria. Mamma mia, Mario! It's me, Mario! 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 Ma lo sai che in Assassin's Creed 3 lo zio di Ezio si chiama Mario e c'è una scena dove dice It's a me, Mario! Ma io ce l'ho già Scouse 3, quello che è. Ho detto Assassin's Creed. Assassin's Creed. Pure su già Scouse c'è Mario, però non fa tipo... It's a me, Mario! Mario! Marioville! Oddio, quello la cara su forno che non è mo, non è più una cara. Mo fa vedere. No, dolore. Comunque veramente ti si spezza un dito a pedalare così, dovrebbero fare le macro. Ma perché mia madre ha tirato la mettermi al telefono? Che cosa sto facendo? Stavo facendo Warline. Com'è che hai detto? Warline. What the fuck?
Sai di soffa la roba quella la bella. Oh 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 oh. Ma sembra ma se mi fermo così. No! Come? Oh, oh. Che? Sto facendo più trick di quanti ne ho fatti tutta la mia vita. Ho tirato una facciata. Ho tirato una facciata. Guarda sulla lista dei giocatori. Che tipo siamo uguali. C'è anche un mio amico Tigre. Non so perché è entrato. Ah, eccolo! È un mio amico, zio! Oddio. Questo è un mio amico. Aspetta, gli faccio drin drin. Sei tranquillo che non ci uccide, bravissimo. Dove mi dici il party? Non è italiano. Però non so perché si chiami Tigre, se non è italiano. No. No, ho uscito. Aia. Zio, ma come si stoppava la regista? Ok, ok. Ma stavi a fare il mini la clip. Sì, ma non sono in realtà non c'è come si fa. Aia. Che figata andare in wall ride. Oh. Quando ho sparato il tigre. Ma non ho sparato, mi ha sparato un civile. Fine dell'evento, oddio! Fine dell'evento, nessuno è diventato re. No! Ah, e poi l'abbiamo messo a finire. Vai tigre, mi sono abbici. Vai, io sono qui. Comunque, cioè, mi copia sto mio amico, perché non so perché lui sta nella mia stessa crew. Perché mi si è bloccata la bicicletta in quel modo? E adesso io come la smuovo, zio? Vedo. Il mio vede come mi si è incastrata la moto, cioè la bici. Se rimane male, vado. Oh, andiamo a quello dove c'è il tempio cinese, a fare i trick. Vuole, ok. Aspetta che gli scrivo. Gli dico di seguirci. Ma non c'è gli altri amici? Cioè non mi fa. No, quittato! No! Questo gli salgo sulla macchina. Io so solo il tra virgolette glitch. No, no, no. Ok, niente. A te ti piacerebbe da grande andare in moto? Cioè, tipo cazzeggiare in moto? Sì, io voglio. Tipo prendersi la vedremo, forse ci vedremo qualche raduno, che ne so. Ah, tipo usciamo insieme. Io mi compro la BF. No, il KTM sarebbe.
La KTM non so il nome perché ce ne sono mille. Allora voglio la KTM, non so il nome, voglio. Però devi sapere, almeno se ti vuoi comprare la moto, che differenza c'è tra il motore a due tempi e quello a quattro. Perché? Praticamente quello a due tempi fa un bordello della madonna e spreca un, cioè beve un botto la benzina. Quello a quattro tempi va un po' più lentino, però cioè consuma di meno. Capito? Qui è per terra. Ma qua di solito non c'è un bambino, un tizio che passa con una roba, con una BMX. Sì, sì. Se vieni lo uccide e gli frego la luce. È vero, di solito spawno. Io voglio provare andare a fare lo slide sopra quella, le transenne delle scale. Oh, yeah. Voglio vedere se ci riesco. Io voglio aspettare il ragazzo che passa. Però devo salire per fare sta roba. No! No, aspetta un poco. Eccolo! Però lo so, bisogna non c'è. Eccolo! Dado! Grazie per la BMX. Ma no, te l'ha lasciata proprio. Infatti, c'è. In testa mi si è atterrato, bello. Però questo lo si è atterrato in testa. Come hai fatto ad atterrare? Non lo so. Mi sono schiavellato. Oh, ancora. Fammi prendere un po' di velocità. YOLO, bitch. Prendo un po' la testa perché annoia. Questa volta mi sono fatto male. Dunque. Mi fotto un po' la tua bici. Sì, sì. Che bella grigia. Io la volevo nera. A me piace così perché è tipo metallizzato. Cioè una delle info... No, ma non sale, cioè non fa il trip. No, non è... No, non sa niente. È morto PS4-9. Sai, può pagare ma stai. C'è Gabriolo online. Oh, che dolore, quanto sangue ho perso. Tu sei la mia BMX. No, non è la mia BMX. Qua sta zio. Non voglio la mia scala. Che poi con che fisica si reggono, non lo so. Oh, famo, tu c'hai il VR? Io? No. Mica hai mai provato Beat Saber? No, io ho provato solo Farpoint e stavo rimanendo morto, nella realtà. Ah, ok. Se vieni ti faccio provare Beat Saber, è tipo una roba... È figo, è fighissimo. Don basta che non ci siano gli anni, che io sono un po' raccontato. No, non c'è niente, non è horror, è musica. Veditelo qualche video, amora. Ma perché tu ce l'hai, guarda. Sì.
Di solito ci gioco lo studio di mio padre perché lui c'ha il monitor. Ma qui non c'era un coyote. Un coyote. Un peyote. Ah, peyote. Oddio, sono in serie. Oh, proviamo a fare una sfida. Dobbiamo riuscire a salire sul coso qua di legno. Easy. Easy? Con tutta la bici, eh. Ah, con tutta la bici. È un po' impossibile. No, prima io ci stavo a riuscire un po'. Con la retromarcia si può fare tutto. Intanto io faccio trick a caso. Parando. Sì, infatti pure io. No! Ero in serie! A cacca le tele serie, mi hai sbalzato via! Aspetta, qua ci vuole un po' di musica epica, la metto? Se ti levi da culo forse è un po' meglio. No! Grazie bici che mi salti addosso. Cioè c'ho zero di vita, zio. C'ho zero di vita, se casco adesso muoio. Si porta malissimo. Vanco. Ma ficcate le mele. Oddio. Sei volato. No, lo facciamo sta sfida che dobbiamo saltare e dobbiamo cercare di arrivare. Togliendoci dalla bici sopra al robo. Quello di legno. No. Io prendo prima un po' di rincorsa e dopo vado. Luca! Sì, ce l'ho fatta! Cullone di merda! Adesso passi alla seconda sfida, devi arrivarci con la bici. Ma con la bici è impossibile, tipo. No! Le musiche delle feste tipo quelle ornitorink, non si sa perché. Cioè, le conosciamo solo noi queste canzoni. Ecco, sai per caso come si chiama? No. Ma dai, ma che casco giù! Che tipo con la fisarmonica strana là? Ah! Oh, tira una culata, si è sentita da... Ha fatto tipo il mio personaggio, ha fatto... Non sì, sbattere! Grazie! No! Vai adesso con la bici, se ci salgo con la bici prima di te sono un pro. Co di merda! Non è possibile con la bici. Ho trovato il trucco e non te lo dico. Aia! Madonna, ci devi andare di lato. Sì, così dopo te ne vai in strada. Dai, che freddo! Te l'ho detto che ci devi andare di lato. Con la forza del lag. Non puoi andare di lato. Prendi la rincorsa da fuori.
Fai così. E poi così. Oddio, sono un troio, non ci riesco. Ma non da, con la rincorsa da fuori, ci devi salire proprio facendo così dentro, non con la rincorsa. Codo! Codo! Vabbè, ma tanto l'ho fatto pure io. Aspetta, aspetta, aspetta! Ma non da fuori! Ho capito! Mi va fuori! Come hai fatto? Hai proiato! E la terza sfida quale sarebbe? Mi fermo con la moto! Allora... Vabbè, ci siamo riusciti, quindi adesso dobbiamo chiamare la moto! Aspetta che devo distruggere sto veicolo. No, no, chiama il... Va bene. Io prendo quello. Un proiettile. C'è qualcosa per esplodere? Ancora. Ok, basta. No, niente, lo vedo ancora. Senti, vaffanculo. Ho già sprecato tipo $5,000 di proiettili, però. Ti immagini, mo andiamo alla radio di GT e si sente. Vabbè, lo vado a buttare. No, zio, con la moto è impossible, te lo dico, no. Scusami, tu come hai fatto a richiedere la moto? Col presidente del motorcycle. Ah, oh, giusto. Dio! Sto salendo! E mo la quarta sfida è farlo con tipo un veicolo, ma impossibile. Hai detto un veicolo? Fare la guarda, mi dispiace. No, ma dai, zio, prova con la moto. Ma non ci riesci mai. Fai dire tra proietro. No, zio, la voglio fare pure io, aspetta. Ma perché le conosciamo solo noi, queste due? Beh, ma io citto. Perché io prendo la Comets, la Mognez! Ma tu ci devi salire, ci devi salire tipo di portiere. Di lato, di striscio, di sbiego. Ci provo! Che film! No, direi che non si può fare. Se ti faccio anche la quarta sfida me ne vado. La quinta qual è? La quinta è salirci con l'elicottero. Vabbè, l'elicottero easy. Guarda la polizia che mi sperona. La porti via per favore, che ostruisce il passaggio. Poi tu, no, che mattina sei andato a prendere il sub. Come tu lo fai col sub? Oh, 2 punti in più. 2 punti in più, vabbè. Ma come, neanche ci sale? È vero. Ma perché sono ricercato? Come demolire delle auto?
No, 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 ma con questa è veramente impossibile con la macchina. Grazie! Non volevi! Che cavolo! C'è una poliziessa! Forse con meno peso della macchina si riesce a salire meglio, boh, perché c'ho meno sportelli. Oh! Mi sei caduto in testa. Fire, fire. Hanno aggiunto la nuova frase dei poliziotti. Quel poliziotto ha detto fire, fire. Fire significa fuoco. Lo so. Nel senso sparate. Però non ho capito. Cioè, ti stavi camminando sopra il tettuccio della polizia. No, ma hanno bucato una ruota. Mi hanno bucato o ti hanno bucato? Ti hanno bucato a te. No, perché io non ce ne ho neanche uno. Allora. Aia, ma mi stanno a sparare. Oh, zio, chiamiamo Lester. Che mi sono stufato di avere la polizia mentre cerchiamo di fare i trick. No, io devo prendere una macchina che funzioni per salire lì sopra. Perché? Ma boh, mi uccide. Ci ho chiamato Lester, non... vabbè. Ma non riuscite a capire con la... Dovresti provare con la moto prima per fare la terza sfida. Sono un tumore. Ma macchine intese come quattro ruote, giusto? Quindi anche fuori strada. Sì, sì. Non lo stai chiedendo il cara cara, vero? No. Qua puoi approfittare. Perché? Per vedere chi fa prima la sfida. Perché io ho trovato un veicolo che lo calcola come fuori strada e non come moto, quindi. No, quello lungo no. Ah, il quad. Dopo facciamo anche la quarta sfida con il quad, ce l'abbiamo tutti e due. Dopo facciamo coi veicoli. Con lo Street Blazer. No, zio, ma è difficilissimo con lo Street Blazer. No, impossibile, ti giuro. Vabbè, ci proviamo. Si piega un botto. Forse ti può salvare la retromarcia. Aspetta che devo ancora fare... Ah! Mi hai hittato in volo. Ah, devi fare quella della moto. Dai, zio, che ci riesci. Ho sto Street Blazer, è impossibile.
No, ma è impossibilissimo, più delle macchine. Poi la protezione di dietro dello Street Blazer ti aiuta anche un botto, perché... No... È tosto, con la moto. No! C'è risalito, bel! E se io ci salgo piano piano? Ci salgo a 130! Trick! Visita Hariman! Vaffanculo, Dota! Gio! Non ci riesci con la moto! Fatto! Ma non neanche qui! Tu no, no, di qua, dai, seriamente! Da rimandare la lite dotta cucina cucina. Dove è sfalato? In Buruglia. Ma quella moto è impossibile. Ma tu prova, ma se ci sta nella moto e io no, provai tu con lo street, io con quella moto. Ho fatto i conti per come che la gioca. Ok zi, vieni, prova con il mio street e io provo con la tua moto. Babbo, da due orette. Zio, mi si ascolta? Babbo, fa 15 minuti e spengo. Ma fammi provare con questa moto e tu prova con il mio Street Blazer. Voglio vedere se è veramente difficile questa moto. Sì, cavolo, va a 130. Ma che moto è? La PC così. Perché lo street ti parte. Cioè in volo c'ho una sensibilità di manovra assurda. Cioè ti si sminchia il blazer. No. Abbiamo fatto l'attentato. Veramente impossibile. No, veramente impossibilissimo. Non sterza. Se ci riesci con lo street hai vinto la sfida, veramente. Non addosso a me però. Retro? No, no. No, no, diventa impossibile dire. Cioè, il trucco su sta moto non c'è. Era tutto a culo! Non ho capito un culo! Sì! Bravo! E adesso? Potuivo capire! No, ci voglio provare a risalire, ho capito com'è il trucchetto, devi andare sparatissimo alla fine. Cioè prima fai finta di aver paura, dopo vai... Io mi devo trovare, ho capito che trucchetto. No!
livello. Di lato. Lo devi prendere di lato. No! Ci siamo riusciti! Lo voglio provare in prima persona, voglio vedere se cambia tipo qualcosa. Vedi se ci riuscivo in prima persona. In prima persona? Vabbè. Nel senso la soluzione più semplice. Ma se mi sono schiantato e basta. E adesso io sono arrivata alla prova conclusiva con la macchina. Triggered. No, proprio io voglio fare con l'auto. Con la radio. Ti fa l'auto vince. Vince? No, ma questa qua che c'ho io è impossibile. Non puoi farlo. Che ci aziona. No, zio, no, cambio veicolo perché... Io lo so che veicolo usare. Labrioso. No. No, il camioncino no! Il camioncino no! Gente, se non fai col camioncino diventi campione mondiale, anche se non ci riuscirai mai, però diventi campione mondiale. Oddio, è spawnata gente! Facciamo strike! Sportello, affanculo. No! Zio, ma non riesci manco ad arrivare qua, vuoi provare col camioncino? Come cazzo ti sei incastrato? No! Attento! Ho vinto! E chi l'ha detto? Io non riuscirò neanche a scastrarlo. Ok. Morivo io lo faccio. Oh yeah! E dai! Guarda! Parcheggio perfetto! Il nostro coso neanche sale. Il nostro coso neanche ci sale. Mi spiace ben. Ma guarda! Ma che cazzo! Aspetta, voglio salirci! Aspetta, ci salgo dalla rampa! Aspetta! Aspetta! Che cazzo è quel robot? Che cazzo?
Com'è la canzone quella che fa, che conosciamo noi? Non so dire dove sto iniziando. Oddio. Aspetta, com'è che fa la canzone? Vola che mincino. Aia, addosso a me l'hai lanciata. Oh, grazie, spero. Epico, epico.